Assolate colline. In questi posti straordinari avvennero le più cruente battaglie tra cartaginesi e siracusani. Questo avvenne circa 2000 anni fa. Voi che siete nati in questi luoghi storici dovreste saperlo più per tradizione che per averlo studiato quello che avvenne qua. E proprio su questo colle passava il confine che divideva il regno di Siracusa dal dominio cartaginese. Adesso vediamo chi fu il console romano che conquistò Siracusa. Chi me lo sa dire? Chi me lo sa dire? Vediamo un po', vediamo. Tu, Papalugo. Vediamo chi fu sto console, va. Ma? No? Marco Aurelio. Ecco, bravo, il console Marco Aurelio che dopo 350 anni viene nominato imperatore. Un po' lunghetta come carriera, non ti pare? Marcello si chiama, Marcello, no Marco Aurelio. Questi vogliono andare al liceo. Povera Italia. D'altronde bastava leggere, è scritto qua, Marcello. In origine questo nome era scolpito sulla parte più alta del tempio. Come si chiama la parte più alta del tempio? Capoccione. E per forza, con la capoccia che ti ritrovi che cosa mi potevi rispondere? Frontone si chiama, frontone. Capoccione ci sarai tu a chi butta i soldi per farti studiare. E io dovrei passare la mia vita a insegnare ad una massa di deficienti. A zappare dovete andare, l'agricoltura ha bisogno di braccia, di manodopera. Andiamo avanti, va. La facciata del tempio è stata orientata in direzione di Roma. Caput Mundi, là, al nord, verso la città eterna. Signor professore, c'è il bidello. Professore, c'è un telegramma per lei. Prima o poi mi ammazzi i ragazzi con sto coso. Me lo diede o presidente. E Ugente. Ugente. Ragazzi, sono stato trasferito a Roma! Vado a insegnare al liceo Diocleziano di Roma! Vi rendete conto? Oh. E sapete perché mi hanno trasferito? Perché c'è lo zio onorevole! Perché hanno capito che qui sono sprecato, idiota! Per questo mi hanno chiamato a Roma! La città eterna, Caput Mundi! A me! Andrea Pomeraro! Caro, caro Andreuzzo, nipote mio, come sono felice di stringerti fra le braccia. Come ti senti, Mi sento soffocare. Ti chiedo scusa, ma mi faccio trasportare dai sentimenti. Mi ha fatto tanto piacere rivederti. Anche a me. E dimmi, come va Castro Pietro? E mammina, come sta? Bene, però non si dava pace per la mia partenza. Figurati, figlio unico. Ci credo, ma vedi, noi siciliani siamo come gli uccelli migratori. Per realizzare le nostre aspirazioni dobbiamo lasciare il nostro nido. E ora vedrai che sorpresina t'ho preparato. Mi piace Roma.
tu abiterai in questo appartamento. Eh? Ti piace? Ma come? Non dici niente? Io non so che dire, zio. Come? Non ti piace? Ma sì, molto. Troppo. Sono frastornato. Ci credo che sei frastornato. Da Castropietro a Roma, viaggio interplanetario, Hai visto che bomboniera, eh? Molto bella, zio. Ma io mi contentavo di una stanza in una pensione. Allora, secondo te, per le mie distrazioni, io dovrei andare in una camera di pensione. Andreuzzo. Come? Ma tu te la ricordi bene, zia Adelina? Ce l'hai presente, eh? Certo, come no? E allora, dico io, non ti pare naturale che ogni tanto mi devo prendere qualche distrazione, eh? E siccome sono un uomo politico, devo fare le cose con molta discrezione. Ma questo appartamento farà perfettamente allo scopo. In che senso? Come in che senso? Allo scopo. In tutti i sensi, capito? Andreuzzo, tu qualche volta te ne andrai al cinema e mi lascerai l'appartamento disponibile. Ho capito, zio. Bravo! E siccome quando mi prendo delle distrazioni me le prendo bene, sta un po' a vedere. Luci psichedeliche. Musica concia, capito? E ora guarda un po' in cielo. Uno specchio. Uno specchio. Questo non ha bisogno di spiegazioni, vero? Ce l'hai un po' di immaginazione. E non è finito, Andreuzzo. Non è finito. Nel soggiorno ci sono altri trucchetti elettroerotici. Guarda. Questa è pop art. E questo per esercitare la mira. Guarda. Zacchete. Allora, Andreuzzo, hai visto che bomboniera? L'unico inconveniente è che ancora non mi hanno messo il telefono, ma è questione di giorni, però. E per il momento, per evitare incontri imbarazzanti fra noi, useremo questo segnale. La bandiera. Eh? Quando sei in casa tu, esponi la bandiera. Quando ci sarò io, la esporrò io. Insomma, facciamo come fanno al Quirinale, che quando c'è in casa il presidente, espongono la bandiera. Beh, e che c'è adesso? Che cos'è? Ah, no, niente, zio, pensavo alla scuola. Beh? Sono un po' preoccupato per domattina, il cambiamento d'ambiente, insegnare in un liceo romano. No, ma non ti preoccupare, andrà tutto benissimo. A che liceo t'hanno assegnato? Al Diocleziano. Minchia. Come? No, benissimo, benissimo. Un liceo moderno, pieno di fermenti culturali. Proprio quello che ci vuole per te, per forgiare il tuo carattere. Hai preparato un bel discorsetto? Sì, zio, credo di sì. Anzi, vorrei dire, dammi un consiglio. Vorrei dire, miei cari ragazzi, bravo, io... benissimo, bravo, benissimo. Cari ragazzi, io oh, sono... Oh, no, scusa, adesso devo andare. Noi politici non abbiamo mai tempo libero. Sempre al servizio del popolo siamo. Andreuzzo mio, ciao, caro, ciao. Vedrai che andrà tutto benissimo, benissimo. Ciao, ciao. Ah, ricordati la bandiera quando sei sì, in casa, zio. Eh? E grazie. Ciao. Ciao. Miei cari ragazzi, prima che un insegnante voglio essere per voi un amico. Io voglio essere per voi un amico. Se ne accorgerai, Crumiro! Dai! Sta entrando nella fossa dei leoni.
Anche se la faccia da martire, quello proprio non ce l'ha. Signor Preside, sta arrivando il morituro. Per favore, non scherziamo. Eccolo là, signor Preside. E soprattutto cerchiamo di non spaventarlo prima del tempo. In aula, lo conoscerete dopo, in aula, prego. Questo qui sono voluti andarlo a cercare al centro della Sicilia. Ma se gli scappa, dove lo trovano? Un altro per la sostituzione. Mi scusi, c'è il provveditore al telefono, vuole parlarle subito. Benetti, vorrebbe riceverlo lei questo pomeraro, per favore? Grazie. Scusi tanto. Seconda cinta a destra. Mi scusi. Buongiorno. Delia Benetti, insegno scena. Andrea Pomeraro, piacere. Il preside mi ha pregato di darle il benvenuto. Grazie, io mi aspettavo di essere accolto da Minerva, dea della sapienza, e non da Venere in persona. Ah, senta, Pomeraro, se lei pensa di essere venuta a Roma per guardare le gambe dell'allieve o fare la corte alle sue colleghe, guardi che si sbaglia. Ma io non avevo nessuna intenzione, mi creda, io... Meglio così, perché lei avrà certamente altro a cui pensare. C'è aria di tempesta qui per lei. Per me? Ma se sono arrivato appena adesso. Ma lei è venuto a sostituire il professor Verdirame, che gli studenti adoravano. Impiccato, signor provveditore, l'hanno già impiccato. Ma no, in effigie naturalmente. Ma insomma, ora che finalmente siamo riusciti a trovare qualcuno che sostituisce quell'anarcoide di Verdirame, spero che lei non se lo farà scappare. Che cosa mi vogliono fare? Ah, non lo so, ma non escludo che possano arrivare a vere e proprie violenze. Ma cosa sta dicendo, Benetti? Come stanno le cose, preside? Niente di più. Caro Pomeraro, io sono Edmondo Perrelli, il preside. Onoratissimo, io ho portato queste cose dalla Sicilia. Ah, per carità. Ma le ragazze me l'hanno rovesciato. Io sono certo che lei si troverà benissimo. Veramente, stando a quanto ha detto la collega Benetti... Ma lascia andare la Benetti, è sempre un po' catastrofica, venga. La compagnia in aula. Grazie. Il professore dove insegna alla prima ora? Terza C. Ah. Venga, Pomeraro. E effettivamente questi ragazzi, sì, sono un po' vivaci, come dire, hanno un po' di rabbia addosso. Non vogliono che io prenda il posto del professore Verdirame. Appunto. Però, vede, se lei li prende avverso, vedrà che i disordini... I disordini? Volevo dire, il malumore passerà. Basta essere molto prudenti ed evitare lo scontro frontale. Ci siamo. Prego, prego. Turrini, la prego, cancelli. Il professor Andrea Pomeraro è il vostro nuovo insegnante di storia. Ricordate che sostituendo il professor Verdirame, egli compie un suo preciso dovere. Auguri. Miei cari ragazzi. Non siamo ragazzi. Sì, certo, era solo un modo di dire. Paternalistico. No, anzi, il contrario. Io volevo soltanto dire che mi sforzerò di essere per voi un amico prima che un insegnante. L'amicizia non ci interessa. Ah. Forse sarà meglio parlare del programma. Credo che si debba riprendere dall'inserimento del Piemonte nel giro delle grandi potenze durante il regno di Vittorio Emanuele II. Come...
trova la naftalina? Vogliamo conoscere i nuovi fermenti giusto, sociali. Giusto, non vogliamo una scuola nozionistica. Non vogliamo una scuola di classe. Non vogliamo una scuola borghese. Non vogliamo una scuola massimalistica. Perché è morta. È mummificata. Certo, noi non vogliamo imparare, vogliamo conoscere. La storia della rivoluzione cinese, per esempio. Dalla lunga marcia di Mao Zedong alla vittoria di Chen Yi e l'impocena Yanqiang. Uscite subito dalla classe, ragazzi! Ascoltatemi bene, eh! E non mi fate domande! Presto, presto! Non fate domande, v'ho detto! E piano, 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 in punta di piedi, piano, piano, piano! E fate silenzio! Stia fermo! Hanno telefonato e hanno messo una bomba sotto la cattedra! Fermo, per carità! Si spiccino, mi raccomando. Il tavolo. Attenti, che è pericoloso. Camminate in punta di piedi. Sollevatelo piano, che la bomba potrebbe anche essere nella poltrona. Piano. Ecco, così, mi raccomando. Fatelo esplodere all'aperto che si potrebbero danneggiare le aule. State attenti. Mi raccomando, fate piano. Se labbro, il bubone della paura. Avanti. Falso allarme, signor Preside. Non abbiamo trovato nessun ordigno esplosivo. Ha visto, Pomeraro? Non c'era niente, era tutto uno scherzo. Beh, io veramente l'avevo capito subito. Però un po' troppo pesante come scherzo, non le pare? Sì, lo so, ma cosa vuole? Sono ragazzi. Sono ragazzi, ma già un po'... cornuti, ho capito. Beh, professore, com'è andata il primo giorno? Com'è andata? Caro... Cesare. Caro signor Cesare, qui sono cazzi amari. Ah, è ancora vivo. Finché le bombe sono uno scherzo. Com'è andata con la terza C? Beh. Dica la verità, gli hanno fatto una certa impressione sui allievi, eh? Accidenti, usano certi paroloni che sembra di stare a Montecitorio. Effettivamente sono dei ragazzi molto preparati. Mi passa l'intestino, per favore. Cosa? L'intestino. Ah, sì. Si figuri che vorrebbero che facesse un corso sulla rivoluzione cinese. Lei lo faccia. Ma io mica sono preparato. Lei si prepari. Ha visto lo stomaco? È questo? Sì, grazie. Stasera, invece di andare a caccia della femmina come suo solito, faccio un corso sulla rivoluzione cinese. Ma cosa c'entra adesso la caccia, la femmina? Ma perché si è messa in testa che io... Oh, ma è proprio fissata, sa? Mi scusi, Pomeraro, lei ha ragione, ma... Vede, io probabilmente soffro di una deformazione, diciamo così, professionale. Ma lei ha dei caratteri somatici che... Un momento, scusi. Io non vorrei che si esagerasse. Mi faccia capire. Che cosa ho? Ma scusi, non si è mai guardato? La mascella prominente, gli occhi infossati, spiritati, e l'andatura da pitecantropo. Vede, Pomeraro, lei sarà senz'altro una bravissima persona, ma ha tutte le caratteristiche di un primate in perenne stato di aggressività sessuale. Pensieri di Mao. 740 milioni di copie. Minchia. Hai visto, mamma? Questo ha fregato pure la Bibbia. Dunque, i pensieri di Mao sono la vera bandiera della rivoluzione cinese. Mao, infatti... Mannaggia la bandiera, ci mancava pure questa. Gli occhi infossati, spiritati, e l'andatura da pitecantropo.
Vede, Pomeraro, lei sarà senz'altro una bravissima persona, ma ha tutte le caratteristiche di un primate in perenne stato di aggressività sessuale. Oh, amico! Prego. Eccoci qua. Amore, bello, bello. Guarda che bomboniera, ti piace? Oh, sì. Oh, prego, accomodati. Oh. E io per quella rompipalle sarei uno scimmione che salta addosso alle donne. Mm. Oh. 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 Capito? Capito? Ingrid, ma dove vai? Che c'è? Ingrid! Vieni qua! Ma che te mozzicò la tarantola? Ingrid! Aspetta, aspetta! Ma io l'ho messa la bandiera! Preside fascista, domani manderemo all'ospedale il tuo leccapiedi Pomeraro. Sei avvertito. Quando l'ha ricevuta lei questa? Mezz'ora fa a casa mia me l'hanno infilata sotto la porta. Questa volta mi pare che non è uno scherzo. Proprio per questo sono qui io. Bisogna fare qualcosa. Sì. Non dimentichiamoci che è il nipote dell'onorevole Pomeraro. Ho capito tutto. La manna, Nicotera Caruso, qui da me. Io domani metto due agenti a guardia del professore al liceo e lei non ha nessuna preoccupazione. Due agenti all'interno della scuola? Ma lei mi vuol far passare un guaio con gli studenti? Ma no, ma stia tranquillo. Questi due agenti sono maestri del travestimento. Agli ordini. Ecco, domani voi due siete di servizio al liceo Diocleziano. E mi raccomando, il solito lavoretto. Una cosa molto delicata. State d'accordo. Andate. L'importante è che lei non ne parli con nessuno, nemmeno con il professor Pomeraro. Vedrà che gli studenti non si accorgeranno di nulla. Stia tranquillo. Uffa, che palle. Quanto sei buono. Un messaggio. Un messaggio. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ha cambiato opinione su di me? Eh? Che è? Un momento. Non crederà che io... Buongiorno. Comodi, comodi, state comodi. Ancora non è arrivato lo stronzo. Lo stronzo è arrivato e la prega di sedersi. Chiude la porta. Cominciamo con la lezione. Ieri mi sono detto... Scusate l'interruzione. Prego, prego, niente. Venite avanti, ragazzi. Sono due nuovi allievi che provengono dal liceo di Messina. Bene, accomodatevi in quel banco. Pomeraro, cerchi di essere un po' comprensivo con loro, sa, sono un po' spaesati. Certo, certo, li capisco benissimo. Beh, buon proseguimento. Grazie. Come vi chiamate? Nicotera Giovanni. Caruso Salvatore. State comodi, sedetevi. Ma chi so, trogloditi. E qui se ne famo poche di risate, questi due. Dunque,
La vostra proposta di svolgere un corso sulla storia della rivoluzione cinese mi trova pienamente d'accordo. Voi due, avete obiezioni? Immagino che a Messina abbiate seguito il programma tradizionale. Sì, signore. Dove siete arrivati? Alla stazione Temmine, signor professore. va bene, come non detto, mettetevi a sedere, su. Io direi di dividere il corso in due periodi. Dalla lunga marcia di Mao alla conquista del potere. Siamo tutti i vostri compagni del liceo di Roma! Siamo con voi! Camperate! E come secondo periodo, dalla organizzazione dello Stato alla rivoluzione culturale esclusa. Pomerano! Sei un buffone! Sì, un buffone! Professore, che dice? Chiudo la finestra? No, 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 lo lascia aperta. Sentiamo quello che dicono. Bisogna essere democratici. Basta con la scuola dei padroni! Se accettate il professor Pomeraro, accettate la dittatura repressiva! Fatela finita col buffone! Vogliamo Pomeraro come ostaggio! Mettiamogli una moto sotto al culo! Buttatelo dalla finestra! C'hanno ragione, siamo troppo buoni! Siamo dei molluschi! Sì, è vero, sono d'accordo anch'io! È giusto! Ha sentito, professore? Oh, calma, calma, ma che siete là? Calma, per favore, calma! Hanno ragione, è un traditore! Certo, diamogli la lezione che si merita! Basta, è ora di finirla! Che aspettiamo, avanti! Fermi tutti, restate ai vostri posti! In aula, continuate le lezioni, continuate! Che fa Pomeraro? Sono stato rapito! Ma non dico sciocchezze! Questi sono due agenti. Pomeraro, c'è un'uscita sul retro, venga, l'accompagno. Vada, vada, presto! Voi venite con me, al portone. Che c'è? No, Pomeraro, vada avanti lei. Dopo quello che mi ha scritto sulla lavagna mi dà fastidio che lei mi stia di dietro. Su, vada! Ma che non l'ho scritto vada. Io! Presto. Faccia conto di correre dietro una femmina. Eccola! Fascisti! Io a te la testa ti dovrei sfasciare. Il dottor Jekyll le fai, eh? Poi ti spiegherò. Ora però ti devo parlare di una cosa più importante. Uomo! Silenzio! Ma ti sotto Ponzio Pilato. Adelina, ti prego, spostati a destra, mi deve parlare. Io al Diocleziano non ci resisto. Ma che ti passa per la testa? Ho paura, zio, quelli mi vogliono morto. Ma andiamo, non fare il martire. E credo che mi debbo squagliare. Sei il solito mammone. Voglio tornare a Castro Pietro. Da quanto tempo non vai più con una donna? Ma che c'entra? Da quanto tempo non vai più con una donna?
Beh, zio, quanto tempo? Al paese di Caravacile. Quanto? Tanto. Esci un momento, ti devo parlare. Esco, torno subito, aspettami un momento. Voglio chiamare zia Adelina. Amen. Andrea, tu inzuppare devi, non devi fare altro. Inzuppare, andare a donne. Zio. Andreuzzo, il tuo problema solo questo è. Vedrai che dopo ti sentirai meglio, più forte di un leone. Tu troppo attaccato sei alle gonne di quella antiquata di tua madre. Intanto devi ritornare immediatamente a scuola, altrimenti metti tuo zio in una posizione molto imbarazzante. E alla prima occasione, inzuppa. Ma buttanazza la pinna, lascia pure inzuppare tuo zio, chiaro? E diventerai un leone, sì. Si fa presto a dire inzuppa. Ma che inzuppi? Vuole una brioche? No, 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 grazie. Perché? Ma voleva inzuppare qualche cosa? Sì, ma mica la brioche. Accorsi. Alessandrini. Cento, Borsari, Caretti, dalle officine, prendete la Finischi, Giommi, Giunti, Giusti, Ilardi, Lamberti, Melillo, in piazza, Pasqui, Sacchi, Stacchio, dai campi e dalle officine, prendete la falce, impugnate il martello, scendete giù in piazza, picchiate con quello, scendete giù in piazza, affossate il sistema, compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce, impugnate il martello. Basta! Basta! Mi avete rotto i coglioni! Siete dei farabutti, dei criminali, dei sovversivi! Ma io vi spacco la faccia, capito? Io vi piglio a calci nel culo! Io vi ammazzo! Ci voleva. Professoressa, salve. Ciao. Come mai da queste parti? Ragazzi, io sono venuta qua per darvi un consiglio. Cercate di piantarla col professor Pomerano. Se abbiamo appena cominciato. Scusi, perché c'è di anedante a quel molligone? Spiritoso. Ragazzi, state bene a sentire quello che vi dico. Tanto per essere chiari, quel mollicone ha detto che se si arrabbia sul serio vi sfascia la testa. A tutti quanti. Ha detto così? Certo, l'ho sentito io. Con le mie orecchie. Con le sue orecchie? Buonasera. Buonasera. La signorina Benetti, per favore, sono il professor Pomeraro. Prego, prego, si accomodi. Grazie.
Un minuto solo che vado a avvertir Dede. Che ne è, mamma? Buonasera, Pomerano. Buonasera. Si può sapere perché lei va dicendo alla gente che io gli voglio sfasciare la testa? Ma io solo ho detto che... Lei non deve dire niente, per piacere. Quelli mi hanno bloccato per strada e la testa stavano per sfasciarla a me. Che mascalzone. Appunto perché sono mascalzoni, lei certe cose non deve dirle. Ma perché mi vuole complicare la vita, lei, a me? Con tutti i guai che sto passando. Dede, ma ti pare fatto buono della sano povero cristiano sopra la porta da casa? E si era stato curo da Angela alto come un pacala? Che incendiare, mamma, hai ragione. Ma stavamo parlando di scuola e mi è uscito da Kip. Beh, questo è quanto io le volevo dire. Tolgo il disturbo. Buonasera. Ma e quale disturbo? Si accomodi, prego. No, grazie. Perché non rimane a cena con noi? Mi darebbe la possibilità di rimediare. Me, io me vado a mute. Me. Su, che facciamo cerimonia. Vedrà che qui si troverà come a casa sua. È bello tenere un uomo seduto a tavola con noi. Siamo sempre sole. Beh, come vede, abbiamo la compagnia di molti ricordi. I miei morti sono il mio conforto. E non riesco a dimenticare il mio povero marito sottoterra. Ci piacciono i vermicelli. No, io non mangio mai pasta. Mai. Begli occhi teneva mio marito, è vero. Uno sguardo virile, fermo. Non è morto. È disperso. No, è che mia madre intende dire che gli è rimasto vivo dentro il cuore. Mimè, ti prego, non esagerare. Non stira ad angustiare un professore con un trapezzo de pape. Vede, ma tu non puoi impedire ad una povera donna di soffrire per il voto incolmabile che ha lasciato Pepe. Ma su passati 12 anni ti devi fare il capeccio. Vede, ma usentemente, usentemente. D'accordo, ma non la fa lunga, per favore. Ma professore, lei non mangia? Non ha appetito, forse? Mi si è chiuso lo stomaco. C'è uno spezzatino che è una bellezza, guardi. Si serve. Prego. Grazie. Cosa c'è, signore? Che cos'è? Scusate. Ma mi è venuto in mente la tragedia di Pepe. Lei non sa com'è morto. No. È morto stritulato sotto un treno. È incredibile. I ragazzi di oggi scambiano la comprensione per debolezza e ne approfittano. Come lei ben sa, Diocleziano, c'è una piccola minoranza che comanda e tutti gli altri le vanno dietro. Ed è proprio contro questa minoranza che lei deve dimostrarsi più deciso e molto più sicuro. In zuppa ti sentirai più sicuro. Tutti mi danno consigli, tutti mi vogliono aiutare. E lei non vuole essere aiutato? Non voglio. Cioè, sì, ha ragione mio zio, io devo... Io voglio... Io devo... Ma Pomeraro, ma che fa? Come si permette? Mi lasci! Mi scusi. Ma da per chi mi ha presa? Mi scusi. Scenda subito da questa macchina. Non ci ho capito più niente. Scenda! Mi scusi. Appena l'ho conosciuto, capito subito che tipo è lei. Lei non è un uomo, è un grande porco, Pomeraro. Aveva ragione ad avere paura di lei, perché lei è un maniaco. Un maniaco sessuale. Sì, libidinoso. L'onore mio non lo do a nessuno. L'onore mio non lo do a nessuno. Perché io sono una femmina intatta. Ma che ti ridi, cretino? Pomeraro, mi offro un caffè. Come un caffè? Perché non vuole offrirmelo? Sì, certo. Ma non qui sulla porta, spero. No, prego, si accomodi. Per di qua. Accendo la luce. Ecco fatto. Mi
Mi scusi, Pomeraro, ma ci sono dei momenti di tensione durante i quali non è facile mantenere il controllo dei nervi. No, no, la colpa è mia, non mi rendevo conto di quello che facevo. Ma ora proprio non ne parliamo più. Si accomodi. Ecco, Pomeraro, io sono venuta qui per cancellare subito questo episodio. E visto che dobbiamo lavorare insieme, sarebbe imbarazzante tenercelo addosso. Certo. Oh, scusi il disordine. Ecco. Allora, me lo offre questo caffè? Subito. Oppla. Faccia come se fosse a casa sua. Non abbia timori. Ma l'ha arredato lei? No, no, mio zio. Lui ha il lobby dell'arredamento. Io sono soltanto suo ospite finché non trovo una sistemazione più adeguata. Dopo, naturalmente... Lasci, faccio io. Ma l'acqua ce l'ha messa? No, credo di no. Ma su, Pomeraro, avanti, si rilassi. Smetta di essere imbarazzato. Guardi che io darei qualunque cosa per dimostrarle che non sono quello che lei crede. Un uomo che pensa solo al sesso. Per me è molto più importante il sentimento, l'amicizia. In fondo io sono un vero romantico. E io sono venuta qui proprio perché lei possa dimostrare. Glielo dimostrerò. Vede, ho sempre incontrato esemplari della fauna maschile che desideravano solo appagare i loro appetiti sessuali. Complimenti, la musica è scelta bene. Eh sì. Le giuro, Pomeraro, che vorrei poter credere che lei non è uno di quelli. Ah, uno l'ho azzeccato. Mannaggia. Che c'è, Pomeraro? Niente. Perché mi guarda così? È riuscita a trovare tutto, brava. Con un po' di buona volontà. Le piace forte? Fortissimo. Io amaro, e lei? Amaro. Grazie. Perché in macchina si è comportato così? Mi aveva detto che non ne avrebbe più parlato. Però per comportarsi così doveva aver perso la testa. Sì, a casa sua ho bevuto un po' troppo, io non sono abituato. Comunque adesso è tutto finito. E come le ho detto prima, io vorrei dimostrarle che tutto quello... Mi desiderava tanto. Beh, insomma... Quanto? Lo ha detto lei. Tanto. E adesso davvero è tutto finito? Sì, non ne parliamo più. Siamo solo due colleghi. Non ne parliamo più. Era così sconvolto che se non l'avessi fermato lei mi avrebbe aggredito. No, non credo. Sì, ne sono certa. No. E una donna quando viene aggredita che cosa può fare? Niente, non ha difesa. Non può impedire che le facciano violenza. Ah, ma io non voglio. No, io non voglio. Nemmeno io, lo giuro, guardi, nemmeno io. Pomeraro, che cosa mi sta succedendo? Senta, a me dispiace moltissimo di averle procurato questo shock, Andrea, ma io non ci... Se lei sapesse che schiaffeggiando mi potrebbe avermi perché io sono debole... Non lo farei mai, stia tranquilla, non lo farei mai. Però lei mi desidera, non è vero? Beh, sì. No, io non voglio che lei mi faccia del male, no. Ma stia tranquilla, non le faccio niente. Senta, prendiamoci sto benedetto caffè. Andrea, schiaffeggiami. Ma che dici? Schiaffeggiami, Andrea, se no non cederò mai. Ti prego, schiaffeggiami. Schiaffiami, ti prego. Ah! Vieni! Ma che fai? Mi picchi? Io? Mi picchi? Schiaffeggiami ancora, Andrea. Ancora. Guarda che ti faccio male. Sì. Ti faccio male. Aiuto! Vieni! Ma guarda che non ci darò mai, sai? Solo con la violenza con me. Mai! Ma che fai? Mi violi interni, eh? Sì! Andrea! No, non voglio! Ferma! No, non voglio! Andrea! Assassini! Andrea! No! Andrea! Sì! Sta ferma! Sì! Sei mio! Thank you.
Madonna, mi uccide! Sì. No! Ah! Assassino! Buongiorno, Sor Camillo. Buongiorno, professore. Ciao, amore. Perché mi hai picchiato tanto stanotte? Scusa se ti ho fatto male. Ti perdono. Uomo meraviglioso. Meraviglioso. Uomo meraviglioso. Buongiorno. Bene, bene, mi fa piacere vedervi di nuovo in faccia. Ma che... Oh! Finora mi sono gentilmente prestato a farmi giudicare da voi. Gentilmente prestato. Stia attenta, per favore. Ora tocca a me sapere qualcosa di voi. Ma che, Ieroni? Silenzio, ho detto. Perché io so soltanto che siete un gruppo di giovani impegnati a rifiutare le vecchie regole scolastiche. Qualcosa di più che rifiutare. Basta! Oh, ma che ha inzuppato nel caffè stamattina? Un serpente? Bravo! Ci hai quasi indovinato. Dicevo che per potervi valutare ho preparato un compito in classe differente per ciascuno di voi. Noi siamo per la collettivizzazione dei compiti, quindi mi rifiuto di fare il compito individuale. Benissimo, lei non lo vuole fare. Allora vada fuori di classe. Fuori! Ma con il professor Verdirame noi facevamo la lezione collettiva. Sì, è vero! Io del professor Verdirame me ne frego. Anche lei non vuole fare il compito? Faccia compagnia alla sua collega. Si accomodi. Professore, lei si sta comportando in maniera autoritaria e repressiva. Vinci Guerra, lei mi ha rotto le scatole con le sue parolone da capopopolo da strapazzo. Per me può andarsene fuori anche lei. Ho reso l'idea? Lei sa benissimo che non può assolutamente permettersi di usare certi sistemi. Cosa? Che... Cosa? Io posso permettermi non solo di mandarla fuori, ma di sospenderla dalle lezioni per rifiuto d'obbedienza. Fuori! Lei è sospeso per una settimana. Si tolga quella sigaretta di bocca. Non crederà mica di farmi paura, sa? Io non ho paura di nessuno. Capito? Di nessuno! Abbasso, Pomeraro! È ora di finirla con questo Pomeraro! Basta col dittatore! Bravo! Ha visto cosa ha combinato lei con i suoi stupidi atteggiamenti da dittatore incosciente? Sicilia, traditore! Ero arrivato al limite della sopportazione. È una questione di dignità. Bravo! E alle conseguenze non ci ha pensato. Ha visto cosa ha scatenato? Lo sciopero a oltranza, la violenza! Lo sciopero continua! Guardi, venga a vedere, Pomeraro! Venga a vedere! Guardi, guardi, rovesciano le macchine! E la polizia che non arriva! Ma guarda questi disgraziati! Tutta colpa sua, Pomeraro! Ma è la mia macchina! Accidenti, ma guarda che stata me l'hanno ridotta! E fisti parabutti! Ma non finisce così! Li rimando in galera, giù! Domani prendo una macchina a Nolo e vi faccio vedere io che trappola vi preparo!
Permettere a foto ricordo? 200.000 lire di danni mi tocca pagare. Mascalzoni, teppisti, schifosi. Ma amore, non ti preoccupare. L'importante è che siamo insieme, io e te. E che io ti amo. Ah, Idelia, la mascella. Il cazzotto che mi hai dato prima. Mi dispiace, ma sai che senza la violenza io non riesco a fare l'amore. Ma intanto io becco. Sai, Andrea, una volta, quando avevo 13 anni, un ladro cercò di scassinare la porta. Io ero sola in casa. Dapprima fui terrorizzata, poi pensai che quell'uomo volesse abusare di me. Sentì la chiave che entrava nella serratura e mi prese un piacere sottile. E come finì? Male. Entrò qualcuno e quell'uomo se ne andò. Ma che ci vuoi fare? La vita è piena di delusioni. Andrea! Eh? Io voglio riprovare quella sensazione di piacere. Ma mica è facile che ricapiti un ladro. Fallo tu. Che cosa? Il ladro. Il ladro? Sì, sì, fallo tu, Andrea. Delia, Delia, ti prego, rifletti. Basta che tu rifletta un momentino. Delia, aspetta un momento. Amore, fallo per me, ti prego. Guarda, mi piacerebbe tantissimo. Infilati questi. Guarda che non è il caso. Senti, va su pianerottolo, poi piano piano cerca di scassinare la porta. Ti prego, non esageriamo. Ah, aspetta. Ecco, questo è importante. Ma io sono laureato. Non importa, lo possono fare tutti. Delia, torniamo indietro, dai, torniamo a letto, ti su. Prego. Oh, non è possibile, io sono una persona seria. Ma che mi fai fare? Vai, e non entrare subito. E prima di entrare cerca di scassinare la porta. Ecco le chiavi. Ti devo confessare che la cosa non mi entusiasma per niente. Vedrai, amore, sarà meraviglioso. Speriamo. Ma io mi sento fesso. Zio Michele è molto nervoso. Sembra che ieri sera al partito una banale discussione in zuffa andò a finire. E lui è così sensibile. Dove? Dove sta Andreuzzo mio? Tu qua stai, Qua stai, benvenuto. Buongiorno, zio. Sì, buongiorno. Disgraziato. Mi vuoi rovinare?
Ingrato! Traditore! Scusa, ma si può sapere chi frequenti, si può sapere chi porti in casa. E se non mi lasci spiegare? Ma no, c'è niente da spiegare. Tu dimentichi che porti il mio nome. Tutto ti dimentichi. Dimentichi pure la bandiera. Quale bandiera, Michele? La bandiera della libertà democratica che ogni insegnante deve impugnare e non lasciarla in mano ai pazzi. Sì, ma tante volte le circostanze forse. Quali circostanze? Comunque della bandiera io me ne frego, perché da oggi ti metto nel telefono, va bene? Ma che c'entra il telefono con la bandiera? C'entra, c'entra. Tu lo sai, vero? Lo sai che c'entra? Sì, e meno male che mettono il telefono, perché sta bandiera della libertà democratica era una grande preoccupazione per me. Bene, la bandiera l'abbiamo sistemata. E ora parliamo di un'altra faccenda, la scuola. Qui c'è il tuo nome sui giornali. Il ministro mi ha telefonato, mi ha stupidissimo che io abbia un nipote insegnante antidemocratico e reazionario. Ma se io sono democraticissimo. E allora perché prende di petto i tuoi allievi? Ma cerca di capirli, di creare un dialogo, cerca di frequentarli fuori della scuola e vedrai che non sono poi quei mosci come tu li descrivi. In fondo tutti i ragazzi hanno solo bisogno di affetto. Insomma, devi cercare di stabilire un contatto umano. Ma quale contatto umano, zio? Tu non li conosci, quelli. Lo so io cosa significa per loro stabilire un contatto. Che fu? Eh? Non niente, zio, un pensiero. Tu non li conosci, quelli. Ma ce ne sarà uno, dico uno, con cui ti senti di poter dialogare. Forse. Buongiorno, professore! Stabiliamo sto contatto umano. Buongiorno, la ringrazio di essere venuta. Mi scusi, professore, ma quando ha fatto la telefonata io avevo già intenzione di andare al mare. Non potremmo parlare strada facendo? Beh, io veramente non pensavo... Presto, salga. Guardi che le conviene. Quando guido mi sento meno rivoluzionaria. Vedrà, dove vado io è un posto bellissimo. Lei ha parlato in termini astratti di dialogo, di contatti umani. Ma non le sembra che la migliore e la più giusta piattaforma per un contatto umano tra noi due sia l'amore? Non ci ha mai pensato, professore? Sì, forse. Ma vede, è questo prof davanti che mi blocca. A me no. Se un uomo mi piace, non c'è nessun prefisso che possa impedirmi di amarlo. Vieni, voglio fare l'amore. Pure io! No, aspetta, non voglio fare l'amore così. E come?
Facciamo l'amore hippie. Hippie? Ma dove vai? Mi spoglio là dietro. Non ti potevi spogliare qua, scusa. Mi vergogno. E poi è meglio incontrarsi dopo, nudi, sulla terra che respira. Sì, 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 nudi, tutti nudi, sulla terra che respira, facciamo l'amore tutti nudi. Senza peccato, come Adamo ed Eva. Ecco, biblico, biblico, l'amore biblico, biblico. Eva, Eva. Adamo, vieni. Eva. E tu non ti sei spogliata? Eh? No! No! Oh! No! Ma che no! Fai? Eh? No! Ah! Non voglio! Eva. No! No! Eva! No! Eva! Dove vai? Ma come? L'amore biblico, Adamo ed Eva. E appena vede il serpente scappa. Guarda, non capisco, veramente, non capisco come si possa parlare di romanticismo. Ai tempi di oggi le ragazze non hanno più paura di niente. A parole. Fanno le rivoluzionarie, le spregiudicate. Parlano d'amore libero, di libertà sessuale. E appena vedono un uomo nudo, vedi come scappano. Nudo? Ma che c'entra? Che stai dicendo? Niente, volevo dire che per me le ragazze sono rimaste sentimentali, romantiche. Scusate il disturbo. Che? Ho ingoiato l'oliva. Mi fai schifo. Ti ho già detto che non mi interessa. Ma ti giuro che non è vero. Cioè, è vero solo quello che si vede in fotografia. E non ti sembra che basti? Volevo dire che non è successo niente perché era una trappola e io ci sono cascato come un cretino! Ma non capisci che adesso la pubblicano, eh? E sono rovinato, finito. A questo non ci hai pensato. Hanno organizzato tutto perché mi vogliono distruggere. Quella ragazza ha fatto un'azione spregevole, schifosa! Un ricatto, capito? Un ricatto! Perché lei è una puttana, proprio così. Lei è una puttana, lei è soltanto una grandissima puttana! Oh, ma se è una puttana, perché io dai del lei? Dede, perché non vai a dormire? Tra un po' come me. È successo qualcosa? Dilla a me. Niente. È che voglio restare un poco sola. Tu la sai piccet, Pepe? Sì, memme. Buonanotte, Dede. Buonanotte, Memme. E prima di andare a letto, ricordati di spegnere Pepe. A questo non ci hai pensato. Un ricatto, capito? Un ricatto. Hanno organizzato tutto perché mi vogliono distruggere. Ciao, Romani. Buongiorno. Tu hai già capito perché sono qua, è vero? Che ne so? Vuole fare un corso di karate?
Certo che oggi per voi professori è necessario. Guarda che io non ho nessuna intenzione di scherzare. Io sono venuta per le foto del professor Pomeraro. Allora mi dispiace, per quello non c'è proprio niente da fare. Romani, tu me le devi consegnare. È assurdo rovinare un uomo così, è ignobile. Senta, io devo andare a allenarmi. Romani, io so benissimo che ti piaccio. E se io ti proponessi uno scambio? Fammi capire, se io le do le foto, lei... Sì. Ecco le foto. Ci sono pure i negativi. Sta tutto qua. Come vede, io sto ai batti. Bene. Oh, ma lo sai, qui è molto strano. È il nostro go. Mi piace. È originale. Oh, un giradischi. Ho voglia di ballare. Vieni, balliamo. È l'internazionale, è l'unico disco che ci abbiamo, perché non... No, vai, che non mi sembra abbastanza lento. Ci sai fare con le donne, tu? Ma professore, tu non mi incanti, non mi incanti. Che cosa vuoi dire? Ma l'hai capito benissimo, è inutile che fai tante scene. Balliamo come Cidante, lo sai che ci sai fare con le donne, tu vuoi fare la furba. No, io volevo soltanto creare un po' d'atmosfera. No, tu cercavi di fregarmi. Tu hai pensato, questo è un ragazzino, gli faccio quattro moine, gli do due bacetti e lui merita le foto. No, te sbagli di grosso, tu non te vale farlo, pazienza, amici come prima. Mica sono stato io a fare la proposta. Tante foto ce l'ho io. No, a me mi va. Figurati se non mi va, certo che mi va. Mannaggia, mi si è bevuta la Molotov. Sputa, sputa, dai, sputa. Che cosa sei venuta a fare? A riportarmi le fotografie? No. Allora vattene, ricattatrice, vattene fuori. Devo parlarti. Ho detto fuori. E voglio che mi ascolti. Ti rubo soltanto 5 minuti. Ti premetto che non sono pentita per quello che ho fatto, anzi, sarei prontissima a rifarlo. Ma allora sei proprio una figlia di buona donna. Sono venuta solo per spiegarti perché mi sono comportata così. Ma vattene, che vuoi spiegare? Spiega lei. Il professor Pomeraro è un nostro avversario. Volevo solo dirti che quello che ho fatto l'ho fatto al professor Pomeraro, non ad Andrea. Non cercare di cambiare le carte in tavola, perché quando avete buttato in mezzo a una strada il professor Pomeraro, Andrea, che sono sempre io, che cavolo mangia? Non fare discorsi borghesi. Madonna mia, perché non ti posso prendere a schiaffi? Se penso alla tua falsità, all'amore hippie, Adamo ed Eva. E quando ti baciavo e facevi finta che ti piaceva. Che schifo. E infatti mi piaceva. Mi piaceva molto. Ma che dici, eh? Che mi prendi ancora per il sedere? Ricominciamo tutto da capo, eh? Io sono rovinato con quelle fotografie, rovinato! Che idiota, che broccolo, cretino! Se pensa a come ci sono cascato! Ci sono cascato come uno stupido, come un... Ma che fai? Che cos'è sto spogliarello? Eh? Un'altra trappola? No. Per dimostrarti che non sono una puttana, voglio fare l'amore con te.
Cosa? Così capirai che non fingevo. Non mi vuoi più? Certo che ti voglio. Ti voglio sì. Ma le fotografie me le ridai? Sai bene che non posso. No, ci sono rovinato, sono. Allora non vuoi più fare l'amore? Come non lo voglio fare? Ma lo faccio con tristezza. Stia tranquilla, tra un paio d'orette potrà tornarsene a casa. Ecco. E se non si sforza, vedrà che domani la sua voce ritornerà normale. Ecco fatto. Signorina, mi faccia firmare la cartella. Ecco, dottore. Posso prendere 1000 lire che ho pagato per taxi? Io c'ho da fare. Ciao. No, tu mi devi dire se devo piangere o ridere io. Perché? Perché non ho capito che cosa siamo noi due adesso. Chi siamo? Siamo due persone che hanno fatto bene all'amore. Appunto. Allora mi vuoi dire cosa devo fare? Rispondere al telefono. Pronto. Sei tu, Andrea? Sì, chi parla? Sono io, Delia. Ma non faccia il cretino. Guardi, non ho tempo da perdere, ho già tante rotture di scatole io. Insomma. Il professor Pomeraro? Sì. Qui è il pronto soccorso del San Camillo, le passo la signorina Benetti. È successo qualcosa? No, no, niente di grave, non si preoccupi. Ha solo bevuto della benzina per errore. Benzina? Pronto? Ma che ti è successo? Come stai? Beh, insomma, bene. Senti, io volevo solo dirti che ho riavuto le fotografie e i negativi. Davvero? Sì, me le ha ridate Aldo Romani. Ma è magnifico. Aspettami, la passo a prenderti. No, guarda, non c'è bisogno. Io dovrei rimanere qui per almeno altre 2 ore per un controllo. Va bene. Che succede? C'è che mi andate diventando sempre più simpatici. A presto, eh. Però non dimenticare di studiare. Attenta. Ciao. Ciao, professore. Ah, c'è una cosa che ancora non ti ho detto. Ho deciso di togliere le sospensioni. Se credi di ammansirci, ti sbagli. Ciao. Eccole, amore. Vuoi fumare? Ah, già, tu non puoi, hai bevuto la benzina. Queste sono le fotografie. Insomma, Turrini, io le ho fatto una domanda precisa e lei non mi sa rispondere. Non voglio risponderle, perché la sua domanda riguarda un argomento escluso dal programma. Non faccia della stupida polemica, perché non è il caso. Io l'avverto che se lei continua a dedicarsi ad altre attività, io non gliela darò mai la sufficienza, capito? L'esame di maturità non è uno scherzo. Io ho studiato, è lei che mi interroga in modo che io non possa rispondere. Cosa? Lei è falsa, falsa e meschina. Ma è come lei che abusa della sua posizione per sfogare i suoi rancori personali. Stai zitta, stupida. Io ti farò pentire di quello che hai detto. Bravo! Grazie, professore. Portiamolo in trionfo! Sì! Andiamo! Sì! Oh, sì, fermi! Pomeraro!
Ehi, appena avete finito, portate lo striscione a asciugare in terrazza. Milano, Milano, mi sentite? Ma questa teleselezione non ingrana. Primo. Immediato allontanamento della polizia dal liceo. Pronto? Pronto! Secondo, annullamento delle sospensioni. Pronto! Mi sentite? Terzo. Pronto! Libera assemblea per gli... Ciao, professore! Ciao. Come va la protesta? Ma che è successo? È successo che hai preso una gran botta e sei svenuto. Sì, quello me lo ricordo benissimo. Ma dico dopo, che è successo? Abbiamo portato qui il nostro quartier generale. E perché proprio qua? Perché sei la nostra bandiera, no? Silvana? Oh, ciao, professore. Auguri. Grazie. Quinto, allontanamento del preside fascista e della reazionaria professoressa Benotti. Senti, non avevate un altro posto dove fare sto quartiere generale? Sì, ce l'avevamo. Ma quel cretino lì l'ha fatto vedere la Benetti. E così abbiamo dovuto sgombrare per via della polizia. La polizia? Ma che c'entra la polizia? Che direi se ci trovava le Molotov. Dai, Molotov. Le Molotov. Copiare, che dobbiamo... Ragazzi, qui andiamo a finire tutti in galera. Attento, porca miseria! Mi state distruggendo una casa che non è nemmeno mia! Per terra è diventato letamaio, come se non bastasse, mi è arrivato a casa pure con la Molotov! Niente, non mi chiede nessuno, parla il cretino di turno. Sapete che novità c'è? Io vi caccio via! No, professore, no! Ah, c'hai paura! Attenzione! No, no, non mi guardate così! Avanti, su, finitela, basta! Non mi guardate così! Non abbiate paura, non vi caccio via, solo che esigo un po' più di... Aiuto! Professor, butta la palina dalla finestra! Oh, ma che siete matti? Se la butto per la strada vi fate fare una strage! Datemi una mano, su! Qui scoppia tutto, datemi una mano! Via! Non scappate, datemi una mano! Ah! Tieni qua! Porca miseria, zozza schifosa! Ma chi me l'ha fatto fare a me? Non è possibile. E che faccio adesso? Ecco, questo tira pure il cuscino, lui. Ma guarda tu, e chi li caccia via questi? Chi li caccia via? Manco con le cannonate se ne vanno. Ah, professore, la Molotov mi ha fatto venire una cagarella. Ma come ti esprimi, eh? Come ti esprimi? Non sembri nemmeno un mio allievo. Beh? È la comune, beh? Guarda cosa deve fare uno per medicarsi. Professore, ci sono dei giornalisti. E a me? Vogliono parlare con te. Ma sei sicuro? Il preside sostiene che lei, in tutta questa faccenda, ha tenuto un comportamento molto ambiguo. Io? Sì, ha detto testualmente che prima lei si è mostrato un succube e poi per replica ha sospeso 4 allievi scatenando la reazione di tutti gli studenti e che ora ha compiuto nei confronti di una sua collega un gesto inqualificabile. Hai sentito? Mm. Prima di tutto, se c'è stato un comportamento vile ed ambiguo, questo è stato da parte del preside, del provveditore e di tutto il ministero. Perché è bene che si sappia che la chiusura del Diocleziano era già stata stabilita prima che arrivassi io. Sono stato trasferito dalla Sicilia come un fantoccio perché avevano bisogno di una vittima che gli fornisse l'alibi per chiudere la scuola. Scrivetelo questo, scrivetelo, che io non ho paura. Credo che ci sia tutto, possiamo andare. Possiamo andare, su. Oh, un momento, se siamo scordati i maccheroni. Ah, sì, i bucatini. Ah, i bucatini, quanto mangiate, ragazzi. Andate a pagare, ci penso io ai bucatini, su, tieni. Ma professore, ma sono 20.000 lire, che ce fanno? Qui ce ne vanno almeno 50. Per fare la rivoluzione contro i capitalisti bisogna essere capitalisti. Becca. Mo sì. Chissà, questo è... Ciao. Ciao. Come stai? Male, grazie. Ma mi dispiace. Vedo che stai benissimo. Fai pure la spesa. Beh, ho gente in casa. E c'è pure lei fra questa gente. Sì, viene e va. Stiamo organizzando una manifestazione. E tu sei il capo, naturalmente. Delia, ti sorprenderà il mio modo di comportarmi. No, ma... anzi, io lo capisco benissimo. Sul serio? Certo. Scusa, tu sei un uomo giovane, no? È chiaro che capisci questi ragazzi meglio di tutti. E poi, se credi nella bontà della loro causa, fai benissimo ad andare con loro fino in fondo. Delia, sei una donna veramente intelligente. Ah, a proposito, io ho il dovere di restituirti qualcosa. Puoi reggerli un attimo? Certo. Grazie. Grazie. Delia? Delia? Ciao.
Ma non hai preso niente? Ho preso, ho preso. Che trambata. Amico mio, che credi a un mondo inutile, per costruirci quello che tu vuoi. La tua montagna è vuota e crollerà. Cara mamma, non ti chiedo subito come stai, perché prima ti voglio dare una grande notizia. Domattina andremo all'assalto del liceo Diocleziano per occuparlo, e io sarò alla testa degli studenti. Ti sembrerà incredibile che il tuo Andreuzzo in pochi giorni si sia trasformato in un contestatore rivoluzionario. Anche a me sembra incredibile, ma è proprio così, mammina mia bella, proprio così. E tu, qualunque cosa mi dovesse accadere, non piangere, mamma, perché io mi batto per una causa giusta, almeno spero. Post scriptum. Credo che io stia per fare la più grande stronzata della mia vita. Non hai avuto coscienza. Hai voluto la lotta e tu la. Ah, professore, ti piace la comune, Sì, amico, pagherai. La nostra strada è dritta. Non c'è nessuno. Allo? Il dia di problema? Oh, rien, rien. Rien. Vogliamo andare? Mon petit chou? Sei battuto in partenza. Non hai avuto coscienza. Ragazzi, qualcuno sta cercando di entrare. Che succede? I fascisti. Dai, spegni. Presto. Chi c'è? Bienvenue dans la maison de l'amour. Merci. Forse è meglio che metto la bandiera. Ma a che cosa serve? Oh, per andare all'assalto. Come? Oh, lo so io. Oh, merde! Sì! Fermatevi! La vostra manifestazione non è autorizzata! Non costringeteci a intervenire! Scioglietevi! Fermatevi! Pomeraro, torni indietro! Pensi a quello che fa! Torni indietro! Polizia va via! Pronti con i lacrimogia! Polizia va via! Polizia va via! Polizia va via! Andiamo! Andrea Pomeraro, colpiscimi se hai coraggio! Mi sembravi James Bond. Mio amore, e questo è niente, vedrai il resto. Ah!
professore. 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 Professore, svegliati. Professore. Svegliati, professore. Finalmente, professore. Ma che è successo? Ah, professore, te lo devi levare sto viziaccio di svegli ogni volta che ci fai prendere certe strizze. Sono più di 5 ore che siamo qui. Hai battute record. Silvana voleva chiamare un medico, ma poi è cominciato a russare. E adesso dov'è Silvana? È andata con Marco a preparare il dormitorio a una terza C. Passeremo qui la notte. Amico mio, che credi. Ci siamo riusciti, eh? L'abbiamo occupato finalmente. Quanto è durata la battaglia? È finita subito, quando hanno visto che eravamo decisi e tutto hanno mollato senza reagire. Ma allora l'unica botta l'ho beccata io. Eh sì. E dopo la botta che ho fatto? Niente. Sei svenuto e ti ha portato fin qua Aldo sulle spalle, sembravi anch'io. Grazie. Andiamo a vedere le truppe d'assalto. Pronti? Predisposti i turni di guardia? Sì, professore. Ogni 4 ore. No, no, meglio ogni 2. Voglio gente sveglia. Il morale? Ottimo. Feriti? Uno, no? Ah, già io. Come va, ragazzi? Bene, professore. Ammazza, professore, una bella botta, eh? Tutto passato. Claudio, novità? Professore, dobbiamo riunire il collettivo. Il ministero ci ha dato 24 ore di tempo per sgomberare di qui. Ah. E mo che si fa, professore? E ti sembra niente quello che abbiamo fatto fino adesso? Ai. Ti fa male? Un po'. Io non ho capito, da quando sono arrivato a Roma non ho fatto altro che prendere botte in testa. Te stavo per mena pure io. Bravo, bravo. E invece adesso sei proprio uno dei nostri, deciso ad andare fino in fondo, insieme con noi. La nostra strada è dritta e non si piegherà. La nostra forza è giusta. Ma professore, ma che fa? Che te frega? Mica è la tua fidanzata. Guarda che quella è fatta così. Non se ne rende conto, professore. Quella la chiamava Viking. Per certe cose è come un uomo. Professore, dove vai? Fermate, non ce la scià. Fermate, professore. La lotta e tu l'avrai. Domani pagherai. Sì, amico. Pagherai. Signor commissario, l'onorevole è arrivato. Ingessato sono. Scusi, un attimo di distrazione. Riposo voi. Onorevole, si accomodi. Grazie, andate. E tu lo sai perché sono ingessato, vero? Tutta la scala a rotolone feci. Mi dispiace, zio. Ma nonostante tutti i guai che mi combinasti, nonostante che tu sia un pazzo e un incosciente, ti voglio aiutare ancora una volta. Perché alla fine sempre il mio nome porti. Ma questa è l'ultima volta, capito? Commissario, è pronta la dichiarazione? Eccola qui. Che dichiarazione? La dichiarazione? Andreuzzo, stammi bene a sentire. Con tutto quello che combinaste, resistenza alla forza pubblica, violenza, istigazione, oltraggio, adunata sediziosa, minimo minimo in un isolotto sperduto in mezzo alle capre ti spediscono. Non è vero, commissario? Eh sì, gli estremi sono molto gravi. Hai sentito? Se tu invece firmi la dichiarazione dalla quale risulta che tu sei stato sequestrato in casa, ti hanno costretto con la forza a fare quello che hai fatto, meschino, allora tutta la colpa ricadrà sugli studenti e tu non passerai nessun guaio e resterai a insegnare a Roma, magari in un liceo un po' più tranquillo. Allora, Andreuzzo, ecco il foglio. Lo vedi che tuo zio ti tira sempre fuori dai pasticci? Eh? Perché non dici niente? Che cosa c'è? Cosa pensi? Non sei contento? Non lo prendi? Sì, zio, lo prendo. Ah. Dov'è il cesso? Questa, per esempio, dove voi siete confinati, si chiama isola perché è interamente circondata dal mare.
Se fosse congiunta alla Terra da un istmo sarebbe una penisola, capito? E con questo abbiamo terminato con la geografia. E adesso vediamo se sapete rispondermi a qualche domanda di storia che più volte vi spiegai. Eh? Allora, sapete dirmi chi è stato a uccidere Giulio Cesare? Chi è stato, Don Calogero? Non lo sapete, eh? Sentiamo voi, Don Mimì. Oro io, niente, saccio. E voi, Don Salvatore? Io sono sempre già stato in casa. Vi ho detto mille volte che il fatto è successo nel 44, avanti Cristo! Ditelo voi, Don Liborio. Io nel 44 ancora a Lucerdone stavo. In villeggiatura. Ma è mai possibile che dopo due settimane della stessa lezione ancora non mi volete dire che è stato a uccidere Don Giulio Cesare? Giulio Cesare! Professore, hanno portato questa lettera per lei. Cosa da pazzi? Roba da pazzi! Potete andare, siete liberi. Chi fa sfotte? Caro professore, mentre descriviamo siamo tutti riuniti in assemblea. Marco, tanto per cambiare, ha deciso di contestare la commissione d'esami mandata dal ministero. Ti ricordiamo tutti con nostalgia come il professore meno professore del liceo Diocleziano. Per quello che riguarda me puoi stare tranquillo. Io seguo il tuo consiglio. Contesto sì, ma senza violenza. Te saluto, Aldo. Postscriptum, il guaio è che la polizia il tuo consiglio non l'ha sentito e ogni volta mi riempie de botte. C'è risposta, professore? No. Perché? Chi l'ha portata? Una signora. Ciao, Pitecantropo. Delia. Ciao. Mi sono fatta trasferire qua. Insegnerò alle medie. Com'è bello qua. Dove abiti? Abitiamo tutti qui, nella torre. Io c'ho una stanzetta mica male. È meraviglioso. Sembra un covo di pirati. È vero. Un covo di pirati. Saraceno, e tu sei la mia preda. Vengo da un'isola lontana e ti porterò con me. Degenerato! Disgraziato! Vieni a bottare!